Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mindtest. Sono sempre Mazzetes e innanzitutto vi dico subito che questo è un video di spiegazioni per quello che è successo, perché sono sparito tutto questo tempo e non ho detto niente tranne su Facebook un messaggio. Allora, il tutto è iniziato con l'ultimo video che non ho caricato, che era un video di Mindtest, e doveva essere caricato venerdì 10, venerdì 9, non mi ricordo più che giorno fosse, comunque quel venerdì. Il giovedì mi sono trovato a registrare a sera l'episodio per evitare che venerdì non ci fosse l'episodio, perché venerdì sapevo che sarei stato occupato e quindi non avrei potuto registrarlo per caricarlo in giornata. Ho registrato tutto l'episodio, me l'ero preparato bene, facendo anche una scaletta di quello che avrei detto nell'episodio, degli macchinari che avrei creato, eccetera, eccetera. Poi ho registrato e ho finito di registrare. Appena finito di registrare, visto che adesso c'è l'opzione di mettere i thumbnail personalizzati, cioè l'immagine di presentazione del video, per tutti, anche per i non partner, mi sono messo a fare anche un'immagine per quello con GIMP, tutto apposta perché venisse bello il video. E poi dopo, quando mi sono preparato a caricarlo, ho dato un'occhiata al video e il video era venuto malissimo. In realtà era venuto malissimo perché l'audio non era più stato registrato dopo un certo momento, che era tipo il primo minuto, quindi erano 19 minuti senza audio. E allora ho fatto una specie di rage quit alla fine, cioè che ho detto ma vaffanbrodo, chi cavolo me lo fa fare, e ho lasciato perdere, anche perché era la sera. Ho detto questa volta non caricherò il video, perché poi per di più venerdì, ho detto, ero impegnato tutto il giorno, lo stesso sabato, lo stesso domenica. Infatti su Facebook avevo scritto se riesco carico un video per lunedì. Invece mi sono così tanto incavolato che non riuscissi a trovare un programma che funzionava decentemente, che mi potesse fornire dei frame al secondo decenti, che mi potesse registrare anche l'audio serenamente, diciamo, cioè che registrasse bene. E allora mi sono rotto un po' le scatole, ho detto chi cavolo me lo fa fare di perdere tutto questo tempo. Io mi preparo, registro il video, faccio il thumbnail e tutto, poi dopo devo rifare tutto da capo. E qua nel gioco naturalmente i progressi rimangono, quindi fa schifo vedere un video in cui ci sono dei progressi e uno continua a dire scusate non è venuto il video, scusate non è venuto il video, scusate non è venuto il video. E allora ho detto beh, lasciamo perdere, cioè in realtà non ho scelto definitivamente di lasciare YouTube, lasciare questo progetto di gaming on GNU/Linux così, però ho lasciato un po' perdere, diciamo, ho lasciato passare un po' di tempo senza fare niente, senza riaprire più Mindtest, senza riaprire più video, fino a che all'inizio di questa settimana ho detto ma dai, non è possibile, come cavolo mai non posso fare questo mio progetto, perché devo arrendermi così in fretta, se ci tengo veramente a fare questi video. Non mi arrendo adesso. Allora questi giorni mi sono abbastanza ucciso, tra virgolette, cercando su internet ogni minima cosa, nuovi programmi per le registrazioni, piuttosto che nuove impostazioni per i programmi che già avevo provato, per vedere se per caso migliorava la situazione, e consigli su che cosa utilizzare, su che tipo di i giochi, di se era un problema dell'hardware mio, del computer, eccetera, eccetera. Fino a che, tipo mercoledì forse, ho trovato delle impostazioni di un programma che sembravano funzionare bene. Ho fatto un video e è inutile dire che è venuto male lo stesso. Là, un altro giorno di pausa, perché ero di nuovo mezzo sclerato, diciamo, per questa storia qua. E oggi invece, cioè oggi, ieri notte,
sono arrivato a casa tardi e ho detto, boh, guardiamo, perché avevo scritto pure su alcuni forum, ho guardato se qualcuno rispondeva e alcune risposte mi hanno dato una mano per cercare altri programmi. Non è che mi hanno dato la soluzione loro, perché nessuno mi ha parlato di questo programma che sto usando adesso. Però l'ho trovato su un sito che si chiama, su un blog che si chiama Vivi Linux, e dove parlava appunto di questo programma che non è nei repository ufficiali di Ubuntu né di Triskel, il sistema operativo che sto utilizzando, ma che è installabile da terminale, quindi l'ho provato. Ho fatto varie prove ieri e sembra funzionare, quindi sto facendo questo video di chiarimenti con questo programma per vedere anche un po' se registra bene, se registra in modo decente. E devo ringraziare, anche se per caso ritornerò a fare video e se questo sarà il mio primo video del ritorno, tra virgolette, in particolare due persone, due iscritti del canale di YouTube, che mi hanno scritto anche su Facebook e mi hanno fatto sentire comunque che il lavoro che facevo era apprezzato, che in fondo non stavo perdendo tempo del tutto, perché c'era qualcuno che era interessato e che apprezzava quello che stavo facendo. E queste persone si chiamano Amedeo Emmolo e Alessandro Mauro. Quindi vi ringrazio tutti e due per il supporto che mi avete dato, per i consigli che mi avete dato e spero che vi possano continuare a piacere i video. Vi invito sempre a mettere comunque dei commenti se avete qualcosa da dirmi, non commenti inutili magari del tipo i soliti lol, asd o roba del genere, però dei commenti seri come quelli che avete fatto va bene. Adesso, dopo questo piccolo preambolo, vi posso spiegare che cosa ho fatto nello scorso video che non ho mai caricato perché è venuto da schifo. Allora, punto primo, spiegavo come funziona in pratica per la terra diventare con l'erba sopra. Ha bisogno della luce. Se per caso la luce non viene già fornita dal sole, perché magari in una zona di ombra come questa, la soluzione è o, per esempio, parlando di questo blocco, o mettere una torcia qua su un blocco adiacente oppure metterla direttamente sopra, e credo che la soluzione più comoda sia proprio quella di metterla direttamente sopra. E così facendo ho messo parecchie torce in giro, lasciando poi mente testa aperto perché diventasse tutta terra con erba. E adesso all'inizio del video, se avete visto, ho anche piazzato due torce, scusate il sonno che si fa sentire, che ieri notte sono stato sveglio cioè questa notte, visto, questo qua era un pezzo di terra senza erba e adesso è diventato con l'erba. Quello là col tempo diventerà anche lui, basta che resti un attimo caricato il chunk qua e diventerà con l'erba sopra. Seconda cosa, ho fatto dei macchinari, i rubber sapling non mi ricordo se li avevo già piantati nell'ultimo video che avete visto. Comunque vabbè, ci sono, li ho messi, li ho trovati. I rubber sapling si trovano così random nel mondo, hanno dei, appunto, sono dei sapling differenti che vengono droppati in una percentuale di probabilità più alta, cioè ne danno più che gli alberi normali. E per raccogliere la gomma c'è bisogno di uno strumento particolare che si chiama tree tap, che adesso vi farò vedere come si crafta anche. Ecco questo qua, e in pratica si crafta con un pneumatic tube segment e wooden planks e tre stecchetti, insomma. Quella cosa un pochettino più complessa da fare è il pneumatic tube, ma non è neanche troppo complesso. Il pneumatic tube segment viene fatto con 6 foglie di plastica disposte in questo modo. In questo modo qua. Ah, c'è anche la possibilità di farlo comunque con stainless steel ingot, però è più complessa, perché i fogli di plastica in pratica si ottengono semplicemente cuocendo la plastica grezza, insomma, che è questa qua, unprocessed plastic base, che si fa con le cose che crescono dappertutto, o con il jungle grass o con la shrub
o con le foglie, quindi è un materiale molto comodo da ottenere. Ah, dai, il numero è diverso, è quello che conviene di più con la Jungle Dress. Comunque, quindi è molto comodo da ottenere, si fa questo, dopo questa si cuoce, si ottengono i fogli, si dispongono 6, eccetera, eccetera. Quindi ho fatto il tritap per raccogliere la gomma, e quando si raccoglie la gomma si ottiene, vi faccio vedere adesso, si ottiene in pratica della gomma grezza anche qua. Cliccando col sinistro vedete qua questa gomma grezza, che poi cotta dalla gomma che può essere utilizzata per i vari macchinari, servirà poi appunto per dei macchinari un pochettino più avanzati. Tutto qua, mettiamo la raw latex a cuocere. Altra cosa, ho fatto l'electrical alloy furnace, che serve per creare i lingotti di leghe metalliche, e è abbastanza semplice. L'unica cosa da craftare, l'unica cosa che richiede un attimo più di tempo, sono i brick block, perché sono fatti come in Minecraft, sono fatti di 4 clay brick. Sì, ecco. Mi dimentico sempre che non bisogna cliccare in video. Vengono fatti con 4 clay brick, che si ottengono semplicemente cuocendo la clay, mentre il resto sono due semplici pezzi di ferro e un pezzo di bronzo. Di bronzo, di rame, no, rame la lega, bronzo. Quindi cuocendo l'argilla. Altra cosa che ho fatto è di raccogliere, quando sono andato in cerca della clay, dell'argilla, è stato raccogliere queste canne da zucchero, che poi in realtà in Minecraft si chiamano papyrus, sono dei papiri, anche se qua a me daranno zucchero perché ho la mod farming, che esatto, mi fa dare lo zucchero dalle canne da zucchero. C'è un posto dove l'ho messo qua? Sì, ok. Niente, quindi l'ho sistemato là. Ah, ecco, qua ci sono anche i rubber tree sapling, che sono fatti così, si vede proprio, sono di differenti, hanno una texture differente. L'electrical furnace naturalmente è collegata con un cavo, sempre ai macchinari presenti là sotto. E ultima cosa che ho fatto, questa qua l'ho fatta FK, in realtà è mettere tutti degli scalini di stone fino giù in fondo, in modo da velocizzare la salita e la discesa senza appunto dover saltare ogni blocco, quel che la rendeva molto più lenta. Poi magari in futuro farò un ascensore che è ancora più veloce, però ci va comunque un attimo di tempo, cioè non è facilissimo. Non so se sapete il trucchetto del come funziona l'ascensore, è una cosa carina, è una specie di bug alla fin fine di Minecraft, di Minetest, perché è una cosa che in realtà non dovrebbe succedere, però nessuno ha mai pensato di fissarlo perché è molto comodo in realtà. Il tutto consiste nel mettere dei blocchi in questo modo alternati. In modo da lasciare, come vedete, uno spazio. Quando noi saltiamo su un blocco e restiamo con Shift, non possiamo cadere anche se siamo sul bordo. E questa in pratica è la tecnica che viene utilizzata per formare questi tipi di ascensori. Infatti, se noi teniamo premuto Shift e spazio, come potete vedere, è salito su. E così si può fare. Per l'altezza che si vuole, e questo velocizza di molto la salita, perché guardate, sono già in cima. L'unica cosa è che per scendere questo è un po' scomodo, perché bisognerebbe mettere varie fonti di acqua per rallentare la discesa, e è comodo per salire. Per scendere le scale sono comodissime, diciamo, anche perché hanno cambiato Minetest,
E ora non è più vero che basta un blocco di acqua e qualsiasi caduta viene ammortizzata. Dipende dalla caduta. Non ammortizza qualsiasi caduta, si prende danno comunque se la caduta è particolarmente alta. E niente, quindi credo che per questo episodio possa essere tutto. Intanto vediamo se l'erba è cresciuta. Infatti, vedete, è cresciuta l'erba. Per questo episodio è tutto, come vi ho detto era abbastanza un video di spiegazioni, per vedere anche se il programma registra decentemente. Vi invito a mettere un mi piace, anche se so che questo video non è stato particolarmente entusiasmante, un commento e iscrivervi al mio canale se per caso non l'aveste già fatto.